What is it? L'accuratezza, la precisione nei dettagli sono categorie che chiunque riconduce immediatamente al Made in Italy e al fare italiano. Un'icona di stile universalmente riconosciuta. E gli artisti hanno dovuto cimentarsi in tutte le epoche, in tutte le stagioni con questa fortissima identità italiana e non hanno mancato di farlo anche con nuovi registi come quello dell'ironia. The Cool Couple è una coppia di giovani artisti italiani basati a Milano. Simone Santilli e Nicolò Benetton sono i loro nomi. E l'opera di cui ho deciso di parlare è Emozioni Mondiali, un'opera del 2018 che parte da una rielaborazione accuratissima e molto personale di uno dei videogiochi più noti di simulazione calcistica. Emozioni Mondiali nasce nel 2018 con l'idea di un campionato di 20 squadre che vanno dal Rinascimento e che sostanzialmente cercano di mettere in competizione i vari movimenti artistici sul campo da calcio. Il cuore di Emozioni Mondiali è un software, quindi letteralmente un'opera d'arte intangibile. Questo per noi è un procedimento abbastanza naturale, nel senso che nella nostra filosofia c'è sempre stata l'attenzione a come si sta evolvendo l'immagine. Sostanzialmente tutta l'operazione è consistita nel cercare di modificare tutti quanti i giocatori di tutte quante le 20 squadre, modificando anche la fisionomia e i dati, quali sono il peso, l'altezza o appunto il viso di questi giocatori, grazie appunto a tutto quanto quello che ci permetteva di fare il gioco. Il legame che Emozioni Mondiali ha con concetti come lo stile piuttosto che il Made in Italy lo possiamo spiegare su due livelli. Il primo nasce proprio nel fatto che il progetto si propone di mettere in relazione due mondi che apparentemente sembrano molto lontani, che sono il sistema dell'arte e l'universo del calcio. Il Made in Italy qua è abbastanza evidente. Da un lato siamo un paese che ha il 70% del patrimonio culturale mondiale e gran parte di questo è arte, per cui abbiamo una storia e soprattutto viviamo l'arte contemporanea in maniera estremamente presente. Dall'altro lato siamo una nazione che vive il calcio in maniera estremamente attiva. Quindi nel momento in cui questi due mondi si mettono in relazione emergono moltissimi tratti comuni. Uno di questi è sicuramente l'aspetto dello stile. Così come un artista è riconoscibile per il suo specifico stile, quello stile determina il valore poi che questo artista ha su un piano culturale o anche banalmente economico, così in realtà ogni squadra ha una sua filosofia, una sua storia, una sua identità e una gran parte di questi valori sono poi veicolati dall'immagine di questa squadra. Con Emozioni Mondiali, The Cool Couple riescono ad arrivare a un livello di dettaglio quasi esagerato. Tutte le squadre riproducono le fattezze dei giocatori, le modalità di gioco, anche i moduli con cui esprimono il loro gioco sono stati adeguati alle tendenze dei movimenti artistici. Così facendo uniscono questi interessi al dettaglio, alla precisione millimetrica del gesto, una delle passioni più universalmente riconosciute dell'Italia all'estero, e cioè il calcio.